Come sarebbe avere nello stesso gioco personaggi celebri dei manga giapponesi come Ruffy oppure Goku o Naruto, piuttosto che Kenshin, il samurai vagabondo? G-Stars Victory vs. risponde proprio a questa domanda. Si tratta di un titolo prodotto da Namco Bandai che è stato realizzato per festeggiare l'anniversario della famosa rivista Jump, sulle cui pagine appunto questi personaggi sono comparsi all'inizio, quando ancora non venivano serializzati in tankobon, ma appunto venivano lanciati su queste riviste settimanali. Non si tratta di un picchiaduro a incontri normale, più che altro di un brawler che si ispira molto ai vari episodi di Budokai Tenkaichi e ci vede appunto muoverci nello scenario liberamente in tre dimensioni, agganciando eventualmente l'avversario per eseguire varie combo e mosse speciali. È chiaro che c'è una grande attinenza ai fumetti e alle serie animate per quanto riguarda queste mosse speciali, e la parola d'ordine qui è la spettacolarità. Una volta composto un team di tre personaggi, si affronta un'altra squadra composta da altrettanti elementi e a colpi di raffiche di pugni, sfere onde Kamehameha, sfere Genkidama, Naruto esegue il Rasengan, c'è davvero di tutto, e un indicatore posto nella parte alta dello schermo ci fa capire qual è l'andamento dello scontro. In pratica alla sconfitta non termina l'incontro, c'è la possibilità di tornare in gioco per, diciamo, vincere ai punti alla meglio, diciamo, di tre round. Premendo il tasto R3 sulla propria asse è possibile, diciamo, premendo il tasto R3 sulla propria asse è possibile super energizzarsi, in pratica utilizzando l'energia spirituale dei personaggi quando un determinato indicatore è pieno, per eseguire mosse ancora più spettacolari. Nel caso di Goku, ad esempio, c'è la formazione di una sfera Genkidama che viene scagliata contro l'avversario, dopodiché Goku si trasforma in Super Saiyan, come nella saga di Majin Buu, e finisce, diciamo, di scagliare la sfera, provocando una enorme esplosione. Si tratta di un prodotto pensato per gli appassionati. Vedremo se mai arriverà in Italia, perché c'è la questione delle licenze da risolvere. Non è splendido graficamente, ma, diciamo, fa il suo lavoro. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Se non guardi Geekers, saranno cazzi. Parola di Ghinazzi.